Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Strikers. Non è che abbia fatto molto dallo scorso episodio, anche perché il tempo è quello che è, devo registrare anche altra roba, però ho comunque sia rafforzato il legame tra alcuni giocatori, ho sbloccato il trampolino di Inazuma e anche il Dragon Tornado, quindi... E sì, anche Sion ho sbloccato, o Sion, sinceramente non ho mai capito come si chiama certi giocatori. Vabbè, Sanford avevo già reclutato prima che me lo diceste voi. E poi ho reclutato tramite password anche qualcun altro. Un attimo, li andiamo a vedere subito, eccoli. Miles e Acuto, non so se Acuto lo prenderò, cioè voglio prenderlo ma non so se lo metterò in squadra poi alla fine, una volta fatti i conti. Martin è forte, ma per il momento ho già Jude e Sanford, quindi... Jude, Sanford, Sion, quindi... Andiamo un po' con questa squadra, continuiamo il torneo. Dobbiamo battere i membri di questa squadra che hanno poteri sovrumani. Ovviamente la Zeus, chi non ha mai sfilato la Zeus? Se giocate a Inazuma la conoscete molto molto bene. Ci sono varie sfide da affrontare durante il corso della storia contro la Zeus. Che vogliate farle o meno, poi quello è un altro paio di maniche. No, va bene così, va bene, siamo pronti. Il trampolino di Inazuma l'ho messo ad Axel. Insomma, tirare dalla mia metà di campo è un po' difficile, anche perché comunque sia... La palla può essere rubata facilmente. Eccolo, ah no, vabbè, volevo fare il Dragon Tornado, ma proviamo un attimo un po' così a vedere se portiere la para. Dovrebbe farcela tranquillamente, dato che è Poseidone comunque sia. Eh sì, infatti la para. Molto molto male, va molto male. Eccolo qua, proprio al pelo l'ho preso. Mamma mia, appena che ho premuto meno, subito. Ok, meno male che è impenetrabile, se no erano cavoli. Vai. Non so perché volevo tirare. Ci ho pensato dopo che Nathan non ha neanche un tiro. Sono passati loro, sono passati, forse. Vai ragazzi, prendete un po' palla, su. No, 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 Jack, Jim, qualcuno? Buono, buono, buono. Fate male. Non preoccupatevi. Però se rubano pa... Chi è che dice che è noia? Dai, stavo passando! Ma perché? Più veloci, più reattivi, cavolo, dai. La scivolata, sì. Oh, cosa? Ma... Ok, pensavo che avesse palla. Jack, da dove fa la scivolata Jack? Jack, vai! Da qua, non mi interessa, voglio farlo. Voglio provarci da qua. Eccolo. Eccolo che arriva. Che potenza, dice anche Chester Horse Jr. Ehi! E io che mi ricordavo quando, i primi tempi che giocavo in alto, ma dico, sto alla sfida finale. E questi non li battevo neanche se pregavo in giargianese. Maledetto Come si chiama questo? Crono, Demetrius, Prometeo, come ti chiami tu, maledetto? Che tu sia maledetto comunque. Come si chiama? Difesa impenetrabile? Non penso. Non penso. Sì, lo so, stavo premendo uno, ho detto, ok, premuto uno, meglio tenere premuto uno e provare a tirare piuttosto che... Farò una cagata, infatti è quello che è successo. Le squadre sembrano in ottima forma. Come? Non avevo neanche toccato la palla. Ero solo nella tua area di difesa. Non so come dirlo. Qui i nomi non è che ti rispiegano molto bene i nomi, eh. Jack, passala. Bravo. Ah, ok. No, per fare gol senza tecniche speciali il modo è semplicissimo a dire il vero, eh. Non è che ci vuole tanto a lavorarci sopra. Basta solo stare attenti, fare i cross più che altro. Ah, Jack non è muro di roccia. Passala a Sion.
Vai, da qui, quello se mi viene incontro mi ruba la palla sicuro. Oramai ce lo so come fanno, quindi. Che voce ha, Sion? Ah, è vero, c'ha questa voce. Sì, l'avevo sentita poi anche ieri. Non hai mai visto un tiro del genere, Chester? Lo so, per forza. Qui siamo ancora al primo in alto, ma non è che siamo già contro gli alieni. Però me la para. In teoria non è più forte, perché anche barriera d'acqua è comunque sia una tecnica di tipo vento. Mentre tornado di tormenta di fuoco è una tecnica di tipo fuoco. Per pararmela 100%... Non ho premuto meno. Per pararmela 100% dovrebbe fare una mossa montagna, tipo barriera gigante. Allora quella sì, che è una tecnica che è più forte di una di... Di una di fuoco, eh. Mamma mia, io... Quando le prime volte vedevo questi qua che si ammazzavano con le scivolate, proprio falli assurdi. Niente, non ci provare proprio. Poi davanti alla porta. Oh, Sanford. No, Sanford! Stavo caricando, perché hai tirato? Non fa nessuno in realtà in difesa. Prima che lo toccassi, dai. Il computer è paraculino, eh. Bravo, Sion. O Sion, come tu voglia essere chiamato. È fuori dai piedi, sì. Proprio. Niente, a sto punto il primo tempo ormai è finito, lascio perdere. Certo, non voglio farmi fare gol, però. Tanto per, mica per qualcosa, però. Il prossimo gol vorrei farlo con Sanford, ma a questo punto non è il caso. Anche perché si è consumato i punti in una maniera impressionante. Anche se non ha fatto nulla, probabilmente il contrasto. Non ho ben capito ancora le meccaniche. Come ho detto, ho solo fatto una partita di ieri e ho fatto un po' di allenamento per potenziare i giocatori, nulla di che. Quindi può essere che quando fai le tattiche, tecniche speciali, comunque sia, i giocatori consumino un po' di punti tecnica. Quando subisci un contrasto, ecco, quello intendevo dire. Non quando le fai, quando subisci. Perché sarebbe la cosa più logica. Cosa ammiriamo? Quindi... Bravo. Sono passati, in questo momento sono passati. Sì, me ne sono un po' accorto. Ah, Sanford sta troppo avanti. Stavo. Wow, come... Vabbè. La difesa è impeccabile. Va bene. Dai. Ragazzi, però. Axel, non c'era del cerchio. Perché mi devi prendere in giro in questa maniera? No, io quando mi fisso con una cosa, io sono testa dura. Quando mi fisso con una cosa. Questo. Quando mi fisso con una cosa, ragazzi, dopo voglio farla a tutti i costi. Non in questa maniera, ovviamente, sia chiaro. Porca miseria. Che partita emozionante. Io anche a costo di vincere solo 1-0, ma il gol con... O con Judo, con il Dragon Tornado voglio farlo. Voglio farlo assolutamente. E se mi girano le scatole anche col Pinguino Imperatore numero 1, è chiaro? Sì, però devo farlo con Sanford. Dai che ci sei. Ma perché davanti alla porta addirittura? Tira, no? Ecco, ora ci siamo belli carichi. Vai. Ma cosa? C'è qualcosa di sbagliato con il mio telecomando. Qualcosa di veramente sbagliato. Saprei anche come evitare i loro contrasti. Saprei anche come farlo. Però devo stare attento quando
Ho solo due mani, non ho tante dita, eh. Cioè, ve lo dico. Pregato. Insomma, mo non proprio tanto, però. Se fosse un occhio umano poteva anche sbagliare, eh. E annoiati. Vai. Tornado di fuoco! Buono, buono. Non ho mai visto un tiro del genere. Vediamo un po'. No. Peccato, peccato. Peccato davvero. Vai. A volte scuoti, a volte col meno. Non lo so. E vabbè, tanto non ho... Non avevo la tecnica. Io sono andato a istinto, però non era carica, quindi niente. La vittoria splenderà su di noi. Wow. Ti fermerò. Ma cosa fermo? Mamma mia. Cosa fai? Prendi palla! Non so cosa stavo facendo. Quello correva. Io dico, beh, prendi palla. Invece non ci si capisce niente. È bidimensionale. E questo è il problema che ho io. Quando è bidimensionale ci capisco veramente poco. Già non ci capisco niente in tre dimensioni. Figurati in due. Ai ai ai. La difesa è impeccabile. Non è vero. Signore e signori, si chiude così la nostra partita. Una vittoria davvero. Battuto fino all'ultimo, risultato allo stadio il vostro fedele Chester Orf Junior. Ciao, ciao. Ai 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 ai, signora Longari. Non è andata tanto male. Insomma, 1-0, un gol l'abbiamo fatto. Prima coppa. Yeah. E mo? Contro gli alieni subito ci fanno andare. Quindi, attenzione, attenzione. A parte i modellini di roba. Ah. Se vinci una coppa troverai nuovi oggetti nello scrigno. Usali per rafforzare la tua squadra. Tipo un qualcosa che mi fa salire subito di livello. Cose così. Puoi giocare contro Raimon 2. Puoi ingaggiare i giocatori da Zeus. Beh, un giocatore c'è che voglio ingaggiare, eh. Segreti. Studierò bene per aumentare di 10 il limite massimo di punti tecnica. Certo, credo a Sion. Mica sono stupido. Peggio. Beh, ovviamente sto parlando di Afrodite. Anche se Hephaestus, Hera, Demeter, Artemis e anche Hermes, se vogliamo, sono molto forti, però Afrodite è Afrodite. Avanti. Mi piace. Poi ha il suo tiro angelico, insomma, ragazzi. Andiamo a modificare la rosa, so già dove metterlo. Bene, dunque, ho messo anche Afrodite in squadra. Nella prossima partita vedrete anche dove. Ovviamente a centrocampo, dove volevo metterlo. Un giocatore come lui. Certo, un giocatore che comunque sia ha un grosso potenziale offensivo. Però, ragazzi, per il momento sta bene lì dove sta. Anche perché in attacco ho il tridente Kevin, Axel e Sanford. Insomma, c'è anche Sion, o Sion, poi mi informerò sul nome. Che comunque sia Tormenta di Fuoco ha fatto il suo porco lavoro. Certo, non è stata molto utile, però è stato bello vederla in azione. Va bene, per questo video è tutto, Cucci. Intendo fare una partita al giorno, insomma, o comunque sia cercare di caricare una partita al giorno, perché non è proprio tanto facile mettersi qui e registrare un gioco per console fissa, più che console portatile. Però cercherò di riuscirci anche perché avevo detto che fino a quando Inazuma non l'avrei finito, avrei cercato di caricarlo tutte le settimane, tutti i giorni, insieme appunto al gioco principale, che è in questo momento Yo-Kai Watch Blasters, comunque sia. Bene, per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.